ragazza io personalmente non ho conosciuto, però l'evento in sé che si incarna in una persona, ahimè, scomparsa. Io ho rivisto nelle persone che hanno una grossa responsabilità, questi giovani molto entusiasti che si prodigano ogni anno a organizzare questo impegnativo evento, quella sensibilità e quell'affetto che doveva essere proprio parte integrante di questa ragazza. È andato sempre più crescendo, siamo alla terza edizione, prima di illustrarlo con andando proprio nello specifico delle giornate, e ricordiamo siamo in contemporanea con il vernissage dell'importante mostra d'arte contemporanea sul pop surrealism, un movimento ultracontemporaneo. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ha patrocinato l'evento in questo contesto direi straordinario, qual è il centro storico di Pescina, il Teatro San Francesco e Palazzo Palladini, ma soprattutto quello che fa più orgoglio è un centro storico anche in disuso, anche in rovina, perché è proprio dalle rovine che ci sono questi demoni che si mescolano con l'arte e probabilmente anche con l'animo di Raffaella. Mi consentirai di partire effettivamente da dove tu sei partito, dirò del tu, perché siamo coetanei, quindi mi viene difficile dare del lei, e cioè da Raffaella D'Arcadia, che a differenza tua io ho conosciuto e che, ricordando come ragazza solare, immagino abbia ispirato molto di quel sentimento vero che anima l'associazione Il Laboratorio, che poi si è in qualche modo trasferito anche nell'altra associazione nata da poco di Influxus, perché so che molti di coloro che hanno avviato questo progetto culturale erano amici, intimi amici di Raffaella, e sicuramente ne conoscevano le grandi doti di, appunto, solarità e di voglia di stare insieme. E quindi a me fa molto piacere, non solo come sindaco della città di Pescina, che Raffaella in questo modo possa continuare a vivere attraverso l'impegno di noi altri, ma anche come Maurizio Di Nicola, non solo come sindaco di Pescina, che in quanto coetaneo di molti di coloro che organizzano e di Raffaella D'Arcadia, ha particolare piacere che questa cosa sia stata pensata e che riesca a camminare con delle gambe ogni anno più solide e ad andare avanti. E quindi non posso poi non ringraziare Daniele, Francesca, Dalgisa, per loro tutti gli altri. Da un anno, e in particolare questi 7 giorni che poi siamo veramente raggruppati tutti quanti al lavoro, siamo riusciti a lavorare veramente bene, e grazie di cuore, perché insomma è stato un lavoro veramente duro. Dalla mattina alla sera è stato veramente vario, quindi dai più disparati, chi è diventato elettricista, chi donna delle pulizie, quindi c'è stato veramente tanto lavoro, e questo ci fa onore a tutti quanti, quindi è una gran cosa. Ovviamente un grazie a Andrea Oppenheimer, perché ci ha dato la possibilità di ospitare degli artisti qui a Pescina che non avrei mai pensato di poterli vedere qui da noi. Uno di questi è presente, quindi Paolo De Angeli, e poi di conseguenza ovviamente non possono mancare ringraziamenti alle parole di Maurizio e a Dimitri Ruggeri. Io vedo qui in zona molte cattedrali del deserto a parecchi zeri che vengono finanziate, e devo dire che restano tali, cioè cattedrali nel deserto, perché non hanno quel famoso risultato atteso. È ovvio che l'obiettivo di un evento culturale è quello di portare cultura, ma poi è innescare un circolo virtuoso, e l'obiettivo principale di questo progetto apertamente è proprio quello di instaurare questa logica interattiva e interagente tra cultura, arte, per adesso in questo frangente di questi 15 giorni, con il territorio, con il borgo. Perché? Perché c'è economia e c'è turismo. Il turista, quando viene qui con lo zaino in spalla, non solo vuole mangiare, ma vuole anche vedere che cosa c'è da vedere. Troviamo in questo teatro importante, ci troviamo nella casa praticamente di Ignazio Silone, ci troviamo in un centro storico che è del borgo di una città importante quale Pescina, che non è stata solo la terra natale del solito Mazzarino e
di Ignazio Silone, ma anche di altri importanti personaggi, quali per esempio Paolo Marzo, il Pescina Artusi Canale, che è stato l'allievo più importante del Bernini, e tanti altri. Quando si fa interazione con il territorio, partnership, quindi connessione, connettività, perché la connettività rafforza anche l'idealità e anche l'aspetto creativo, allora si ha valore aggiunto al territorio, perché altrimenti che cosa si fa fare? Cioè la cultura non è fine a se stessa, ma in questo caso è anche fonte di economia, benessere. Sarebbe bello anche vedere persone da fuori, magari con un maggiore flusso, che vengono anche qui e magari quando organizzano i tour precostituiti e precompilati con i pacchetti, passassero anche a Pescina, perché non c'è soltanto la casa Mazzarino e Silone, ma magari ci sarà nel lungo termine una galleria stabile di arte contemporanea, per esempio qui a Palazzo Palladini, sullo stile di Castelbasso, con la fondazione Meneguz, che tanto sta dando ad un paese sperduto nel Teramano, che sta vivendo di rendita con la gente che ha aperto le bottegucce e con la gente che vive inizia a vivere di turismo, con un lavoro durato pressoché da 10 anni, con un evento di breve termine che poi è diventato di lungo termine strutturato. Queste cose si possono fare quando c'è l'idea e quando c'è appunto un progetto. Quindi non solo a quello della valorizzazione del borgo, degli spazi in disuso, ma anche quelli in uso, un po' come ha fatto Cesare Manzo a Pescara con Fuoriuso, ma soprattutto quello della tematica, che è l'elemento dinamico e interessante. Quest'anno la tematica proposta è quella della connettività e della rete, connessioni e reti, quindi anche una metafora della connessione, quindi anche dell'amicizia, del network, del fare gruppo, del fare partnership, di tutte le cose che sono dal basso. Quindi mi verrebbe da pensare anche internet, che è proprio l'idea della connessione, non solo come dislocazione dei locali in cui ci sono appunto le esposizioni. Valorizzare e investire da qui a 10 anni, quindi migliorando secondo una logica di miglioramento continuo. Quest'altro anno vorrete fare ancora meglio di quest'anno, e sicuramente ci saranno dei risultati non solo attesi ma reali. Adesso mi soffermo qui, volevo soltanto leggere e presentare gli artisti che fanno parte di questa iniziativa apertamente, prima di passare la voce a Andrea, che farà il vero vernissage, quello surreale quasi, in questa atmosfera di drappi rossi. Allora, gli artisti li presenterai tu, che a me piacciono molto, mi piace in particolar modo lei, che è Dilka, sì, questa testolina simpatica, chissà che cosa c'è dentro. Allora, ci sarà, lì c'è un programma molto ben strutturato, ci sono delle stanze che sono aperte dalle 19 alle 24, e ci sono una serie di iniziative. Innanzitutto espongono fuori catalogo. Che significa fuori catalogo? Non che sono meno importanti, ma degli artisti, ma che non fanno parte della mostra d'arte contemporanea, che fa parte di una corrente. Magari se ci sarà un critico che vedrà che tra questi artisti si ravvisa un'altra corrente, se ne assume la responsabilità e ci scrive un libro come questo, che è stato venduto in tutta Italia praticamente, visto che è andato a Roma, giusto? Perché tu hai dato le spiegazioni su perché, che cos'è questo pop surrealismo, se viene dagli Stati Uniti, e l'Italia sta facendo molto bene a livello internazionale, perché questi artisti, prima non l'ho detto, sono artisti internazionali che hanno esposto in tutto il mondo. L'idea è anche questo: non ce la dobbiamo suonare e cantare sempre tra di noi, come si fa spesso qui in zona, ma bisogna averci. Il Festival Apertamente quest'anno si è aperto con artisti mondiali, quindi noi impariamo da loro, ma anche loro, se hanno, imparano qualcosa da noi. Quindi espongono fuori catalogo i propri artisti presentati e curati dall'Associazione Il Laboratorio: Gianni Colangelo, Antonella Palombizio, Filippo Dorisio, Danilo Di Nicola, Davide Mancini, Silvia Fautini. Ma dove sono tutti questi artisti? L'egoismo degli artisti.
X and Custanzi, l'ho detto bene, Anita Fabellini, Pamela Rossi, Francesca Vitali, Eliseo Parisse e Giampaolo Ardari. Quindi le stanze rimarranno aperte dal 7 al 14, dalle 10 di mattina fino alle 24. Questa sera ci sarà un concerto di jazz, Elena Violcati e Hermes, alle 22 questo. Domani ci sarà anche un workshop, perché saranno anche delle giornate un po' più tecniche, alle 17.30 questo, su strumenti e tecniche della musica elettronica a cura di Stefano Cianciusi. E alle 21 ci aspettiamo tanto per questo spettacolo teatrale Padiglione 22 della compagnia teatrale Influxus, abbiamo detto che ha collaborato comunque a organizzare questo festival, regia di Francesca Mischieri. Il 9 agosto alle ore 18, spettacolo teatrale della compagnia Quelli di Archippe, cronica gotica, regia di Barbara Chiarilli. Alle ore 22, concerto Ska to Tone. Si esibiranno sul palco, non so se questo è spagnolo oppure francese, Te Escargot, oppure Les Escargot in spagnolo, può essere anche. A seguire DJ set a cura di Castello Reggi. Il 10 alle ore 18, performance a cura di Gianni Colangelo, Mad dal titolo La Gabbia, performance Antonio II Tony Kill. Alle ore 22, concerto rock, si esibiranno sul palco Stereotype, Chiasma, Double Met. Ovviamente tutti questi luoghi saranno indirizzati da una mappa, ho saputo, hanno strutturato molto bene. L'11 alle ore 22, concerto di musica jazz, Biz Band all'interno della manifestazione di sapori tra Silone e Mazzarino. Speriamo che, se Firenze non è famosa soltanto per la bistecca fiorentina, ma anche per altro, chiaramente anche Pescina segue questa scia. Il 12, estemporanea arte urbana a cura di X and Custanzil. Alle ore 21, spettacolo teatrale, cronaca di una crisi annunciata, TNT Produzione con Rossella Teramano e Tiziano Curcio. L'ho visto già, molto, molto interessante, con Mario Monti protagonista, e sulla dietrologia del dollaro. Ore 22.30, concerto di musica jazz, si esibirà sul palco la jazz band di Paolo Incani. Poi il famoso spostamento testi allestimenti di Dimitri Ruggeri, con l'attrice che probabilmente sarà Corrado Oddi, perché ci sono stati chiaramente dei problemi di rimaneggiamento. E ci sarà anche il film di Adil Majid, la regista italo-iracheno. Ci sarà una presentazione postuma di Aurora Botticchio, la professoressa, e poi anche la dottoressa Bruna Capuzza. E questo rientra chiaramente nella giornata commemorativa del 22 di Ignazio Silone. E tutti gli spazi espositivi, il 14 invece, rimarranno aperti, e ci sarà poi il saluto agli artisti. Poi dall'11 al 14 sarà installato in piazza Mazzarino il planetario della Torre delle Stelle del Comune di Aiello. Buonasera a tutti, e ho il piacere di introdurvi la mostra che potrete vedere al Palazzo Paladini Biondi. E gli artisti in mostra sono appunto Dilka, Niatomilka, Bafifit, il cui presente Paolo Pietrangeli, ed Erika Calardo. Sono tutti artisti italiani, o anche chi ha origini non italiane e vive comunque da molti anni e lavora da molti anni in Italia. Il pop surrealism, come diceva prima Dimitri, è nato negli Stati Uniti sul finire degli anni 70, si è sviluppato poi negli anni 90 maggiormente, sempre negli Stati Uniti. E perché così velocemente poi è arrivato in tutto il mondo? Grazie ad internet. La velocità della condivisione di immagini ha permesso ad artisti italiani, o comunque artisti europei, di conoscere, di entrare in contatto e anche di davvero di parlare, di conoscersi personalmente, anche se mediati dal computer, di scambiarsi esperienze, di scambiarsi contatti con artisti anche molto famosi, e quindi hanno iniziato a fare tante mostre in giro per il mondo. Tutti gli artisti che sono in mostra qui a Pescina, il 28, correggimi Paolo, 24. Il 24 agosto stanno per fare una grandissima ed importante mostra collettiva in Australia, quindi insomma Pescina sta ospitando una piccola preview di una mostra molto più importante, con anche altri artisti oltre a loro,
americani ed internazionali in Australia. Quindi quello che dicevi... Ah, chiaramente loro nel curriculum metteranno anche festival apertamente certo che vedranno che sì, certo in Australia. Sì. Cioè questa è connessione e circolazione e network e pubblicità e marketing e tutto. Si troverà gratuitamente in Australia. Sono un po' fissato. Ma no, c'è anche una cosa che può sembrare, ad esempio, la Facebook come social media ha permesso a tanti artisti, non solo come dicevo prima, di conoscersi e di poter far vedere, di mostrare alla vetrina mediatica i propri quadri, ma non solo di mostrarli, ma di ricevere da chiunque un commento al quadro, un consiglio, anche delle critiche, a volte costruttive, a volte no, e attraverso la rete c'è stata anche la possibilità di unirsi in piccoli gruppi. Assolutamente casualmente, Daniele, quando ha selezionato questi artisti, non aveva idea del fatto che questi artisti in realtà, oltre al gruppo Italian Pop Surrealism, fanno parte anche di un altro gruppo che è nato assolutamente nel web, che in, non voglio sbagliare, una settimana hanno raccolto più di 12.000 fan in una settimana. E questa velocità, questa possibilità di grandi numeri e il fatto che riescono ad essere contattati anche da realtà istituzionali molto importanti. Alcuni dei quadri che sono esposti qui a Pescina sono stati esposti a novembre, nello scorso novembre, anche nel Museo La Centrale Monte Martini a Roma. Quindi insomma c'è un buon gemellaggio. Quindi qual è la radice diciamo americana? Perché comunque c'è molto di... La radice americana è solamente una paternità, cioè è nato lì. Ci puoi anche spiegare breve, proprio è molto... Allora, in realtà posso farlo in maniera semplice, nel senso il pop surrealism si nutre di tutte quelle componenti visuali e culturali alle quali noi, nostra generazione, è assolutamente abituata, tutto quello che ci deriva dai film, dai telefilm, dai fumetti, da un certo tipo di musica, la cultura mediatica. E tutto questo crea un immaginario che non è solamente estetico, ma che è anche etico. Quindi non è solamente ad un primo sguardo uno può pensare che siano delle cose carine e colorate. In realtà ci sono una serie di sottotesti e di codici semantici all'interno di ogni opera, tali perché ci sono, e dicevo perché anche etici, non solo estetici, perché in realtà questa corrente è una corrente fatta da artisti, da persone che si sono rese conto di essere, grazie anche alla televisione, un certo tipo di cultura e di sottocultura, assolutamente sì, però di essere dei target di consumo, quindi di essere comunque costantemente sotto i riflettori di un mercato che ti vuole vendere qualcosa. E in molti di questi quadri, che hanno anche un'estetica quasi fanciullesca in alcune, o comunque ad un primo sguardo, in realtà nascondono qualcosa che di fanciullesco a poco e di grande critica nei confronti della società dei consumi, della società di massa. Questo è assolutamente interessante. Quello che almeno io trovo più interessante è che ci siano davvero tanti livelli, guardando. Ma spero che vi divertiate a guardare questa mostra, perché guardando questi quadri potrete davvero perdervi in diversi momenti, dal più superficiale al più approfondito. Poi sta ad ognuno di noi come accoglie l'opera d'arte secondo i suoi gusti, ma anche secondo quella che è il proprio bagaglio culturale. Ognuno prende sempre qualcosa da un'opera d'arte che può essere diverso da ciò che coglie anche chi guarda accanto a noi.